Coreografia che è composta di migliaia di microgesti sembra quasi basata più sul gesto delle mani. Com'è nata questa tua? Allora, credo che le nostre mani, come umani, come Homo sapiens, hanno la capacità di essere molto comunicativi, anche molto trasmittori di energia. Quando ci riscaldiamo la mattina, prima di un giorno di prova, di creazione, iniziamo sempre con l'attivazione dei mani, con dei tocchi, delle carezze, dei piccoli massaggi per giustamente passarsi l'energia, per trasmettere un piacere anche tramite le mani. E quindi questa ricerca ho voluto passarla nella creazione del movimento. Credo sia anche molto collegato al mondo della natura, sia le piante che gli animali. Mi ispirano tante le vigne, le piante arrampicante, e credo che con le mani possiamo collegarsi a questi esseri di torsioni botaniche. Infatti, guardando questi due lavori che hai presentato qui a Scandicci, sembra quasi che ritornino alcuni gesti, alcune posizioni del gesto. Insomma, è una piccola quasi biblioteca della gestualità. Come la poi la inserisci nel movimento, nella coreografia, nella composizione coreografica? Bella domanda, interessante. Credo che, come ha detto la biblioteca, noi lo chiamiamo database di movimento, che ci permette di poi trasmettere una storia, un'emozione, un'immagine. Il movimento ovviamente è il mio, quindi diciamo il stile, la firma viene sempre da me, e quindi si collega da un pezzo all'altro. Poi credo che un gesto, anche se lo stesso, può essere interpretato, vissuto molto diverso per quanto come vogliamo interpretare e che vogliamo dire tramite un gesto. E per te che cos'è il ragionamento di insieme, la squadra? Come si passa dal lavoro sul singolo al lavoro di gruppo? Come unisci queste figure in scena? Cioè, parti subito con un lavoro di gruppo o con i singoli prima e poi li unisci? No, è una cosa che si merge, come si può dire merge? Fonde. Che si fonda abbastanza insieme. Mi piace tanto il gruppo, mi piace tanto la sincronia quando vediamo i stormi di uccelli o di sardina nell'oceano. Questa è una cosa che mi ispira tantissimo. E quindi credo che una cosa, quello che mi interessa è la sincronia, però non di un cordobalè esattamente uguale, quindi l'essenza, la direzione, il ritmo che sia condiviso, perché all'interno di questo codice, o quasi di questa gabbia, a volte voglio sempre dare la libertà di interpretazione a ogni interprete, che sia un viaggio condiviso però comunque individuale. E quanta parte del lavoro che si vede poi negli spettacoli nasce lì per lì come movimento improvvisato, e invece quanto è preparato? È tutto preparato, cioè non c'è nessuna improvvisazione? È quasi tutto preparato, diciamo un 96%, e ci sono mini momenti di improvvisazione con task, con informazione, con alcuni scopi di questi piccoli momenti che sono sempre molto brevi. Quindi in realtà è tutto coreografato fino al minimo dettaglio. È codificato, però all'interno di questo codice c'è tanta libertà di interpretazione, giustamente. Se una volta il braccio andrà così o andrà così, è libertà dell'interprete. Cosa... C'è una storia dietro i tuoi spettacoli, perché a volte sembra di poterla intuire, però nel momento in cui inizia a costruirsi sparisce. Non credo una storia sarebbe la parola giusta. Credo che ci sono immagini, ci sono viaggi che mi piace anche giocare. Credo che i danzatori hanno tanto potere quando sono in palco, diciamo sempre che abbiamo il pubblico nelle nostre mani, e quindi fare a volte un pochino whoop col pubblico è una bella cosa con cui giocare.
come cambiano gli spettacoli con la musica, e poi questa attenzione insomma alla musica contemporanea dance, quindi un rapporto molto forte con la... Sì, per me è molto importante nella creazione il ritmo e il senso di percussione, anche nel primo pezzo più verso la techno. È una cosa che mi stimola questo bounce, quasi un pounce, un senso di battito infinito, di onda che va in continuo, che ci lascia andare a volte quasi in un rituale, una trance, per lasciarsi andare sia fisicamente che mentalmente in dimensione anche un pochino parallele. Come ti trovi in Italia rispetto al sistema produttivo? È facile? Riesci? Stai trovando i tuoi spazi ultimamente? Sì, devo dire che abbiamo avuto tanta fortuna per belle collaborazioni con centri di produzione piuttosto che festival, e quindi devo dire che c'è una grande solidarietà in questo mondo produttivo. Ovvio che al mio punto di vista che l'arte e la cultura non è sostenuta abbastanza, ma questo lo sappiamo, e non è un sistema difficile, è anche un po' precario, però si fa con tanta passione e tanto amore. Sei felice tu? Sì, adesso sì.